La nostra storia, che ha avuto inizio una domenica di Quaresima del 1536, si conclude nel 1551 con l'ultima notte del nobile marchese di Vico Galeazzo Caracciolo, un calvinista italiano, come lo definisce lo stesso Croce. Il padre di Galeazzo Caracciolo aveva carattere assai diverso dal morigerato figlio. Colantonio era risoluto e rapido nell'acciuffare le occasioni, sempre al fine dell'ingrandimento della sua casa. Rapì la ricca cuginetta e, senza aspettare consentimento dei parenti né dispensa del papa, se la sposò. Gli piacque, tra le altre splendidezze, quella dell'edificare e, in primo luogo, menò a termine, con lavori proseguiti per più decenni, la cappella gentilizia che suo padre aveva appena incominciata e che ancora si vede nella chiesa di San Giovanni a Carbonara. Colantonio Caracciolo aveva avuto 3 figlie e un sol maschio, natogli nel 1517, Galeazzo, nel quale si raccolsero i suoi sogni ambiziosi e le sue speranze. Nella primavera del 1536, Colantonio, avvalendosi del favore e della benevolenza che gli largiva l'imperatore Carlo V, gli raccomandò il figlio poco più che diciottenne affinché lo prendesse nella sua corte. Il giovane Galeazzo non era letterato o amante della letteratura, ma era un animo serio e delicato, bramoso di sincerità e bisognoso di interiorità, di raccogliersi in se stesso e interrogarsi nel profondo e comportarsi di conseguenza. Signora, cosa avete questa mano? Il vostro volto è incupito e non avete proferito parola. All'alba di domani il mio amato consorte partirà. Come sua consuetudine lo tengono a corte. Perché siete preoccupata? Capisco, la lontananza di giorni è dolorosa, ma precede sempre un lieto rientro. Il mio cuore è triste, come se dovesse succedere qualcosa di terribile e oscuro. Leggo nel volto del mio amato cupezza e angoscia, e quando mi appresto a dimandargli spiegazioni, mi sorride e bacia teneramente. Cosa volete che accada? Vostro marito vi ama, vi stima. Vedrete, i giorni passeranno in fretta ed io sarò qui al vostro fianco ad alleviare il vostro dolore. Siete una buona e fedele amica e vorrei con tutto il cuore che voi aveste ragione. Vostro marito sta per rientrare. Levate dal volto quell'espressione oscura e accoglietelo con un sorriso. Proverò ad ascoltare il vostro generoso consiglio. Voglio che questa giornata sia piena di gioia e di amore, così che io possa serbare un bel ricordo di giorni di solitudine. Ricordo ancora che nei colloqui con l'amico Gianfrancesco Loa, egli mi disse le prime parole intorno a un più alto fine della vita, che non fossero le fortune alla corte imperiale, le feste e i divertimenti della società aristocratica napoletana. Ricordo come fu un colpo di fulmine la predica di Pietro Vermigli, uomo di grande dottrina e di santa vita. Risuonano nella mia mente le sue parole di commiato dette ai fratelli. Se fossi rimasto, mi bisognava al certo o predicare contro il vero, il che mai non l'avrei fatto, ovvero sarei incappato nelle mani di persecutori dell'Evangelio, ed avendomi Dio aperta la via allo scampo dell'uno e l'altro inconveniente, non l'ho voluto tentare con il rimanere tra voi. E in quest'ultima notte, come non ripensare a mio padre? Ai suoi rinfacci, rimbrotti e richiami all'obbedienza. Questa mia consorte, la quale così amorevolmente mi trattiene, mi accarezza e quietamente riposa nel mio seno, non sa quali sono i miei pensieri e le mie deliberazioni, di cui a poco tempo la lascerò, privandomi di lei e della sua dolce e grata compagnia, non per un tempo come altre volte per andare a corte, ma per sempre. Tuttavia, pur straziato nello strappo, non ho dubbi dentro di me
e limpido e ineluttabile, appare ai miei occhi il dover mio. Mio amato, sei partito solo da poche ore ed io sento un vuoto incolmabile. Il tuo ultimo forte abbraccio ancor più ha avuto sapore di un addio. Nella speranza che i miei dubbi non diventino certezze, proverò ad aspettarti con serenità. Sarò festale del nostro focolare, veglierò con amore sui nostri figli. Lasciamo Vittoria Carafa nella sua vana speranza. Queste sono piccole grandi storie della mia millenaria vita.